Buongiorno Giulia e bentornata su All Music Italia. Ciao, ciao al Music, ciao Simone, grazie per avermi presa in considerazione e intervistata. Guarda, non è la prima volta che ci troviamo, però la prima volta fu in un'occasione completamente diversa e oggi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia. Sì, sono passati un paio d'anni in realtà, però visto alla fine chi fa musica si ritrova in un modo o nell'altro. Assolutamente sì, ma com'è stato questo ritorno alla normalità, anche se al momento è tutto così strano? Allora, è stato un bel ritorno, nel senso che mi porto dietro un'esperienza magica con i miei amici, quindi mi ha lasciato tanti, come posso dire, tanti quesiti, mi ha lasciato tanti punti di crescita su cui lavorare. È stato un bel percorso. Ovviamente, dall'altro lato, comunque ci ritroviamo tutti in questa terribile situazione. E quindi è spiacevole il fatto di non poter subito incontrare i ragazzi che mi hanno supportata con in store e concerti con la mia band. Però sono sicura che andrà tutto bene e ci rifaremo. Ma quanto sei soddisfatta della tua esperienza ad Amici? Sono assolutamente soddisfatta perché comunque sono arrivata in finale con delle persone che stimo tanto artisticamente. Cioè, per me bravissimi Nicolai, Avier, Gaia, e quindi a prescindere dal risultato, sono contenta di come sia andato il percorso in generale, ecco, e soprattutto poi quando ho scoperto di essere stata prima in tutti e tre i gironi, quindi che il televoto mi abbia scelta, tra virgolette, mi abbia supportata. Per me quella è stata una grande vittoria perché uscita ero ormai consapevole del fatto che ci fossero persone all'esterno che mi avevano seguita, che si erano affezionate a me, che avevano imparato a volermi bene nonostante i miei mille pianti di sconforto. E quindi sono contenta di essere arrivata alle persone, era quello il mio punto d'arrivo, ecco. Nella finale però ti abbiamo vista un po' risentita nei confronti di alcune dichiarazioni dei colleghi giornalisti. Hai riflettuto su quello che ti hanno detto? Assolutamente sì, ho riflettuto e credo che quella sera mi sono sentita un po' demoralizzata a un certo punto, ma non perché non accettassi le loro opinioni, assolutamente. Ho praticamente trascorso 5 mesi di scuola sottoponendomi comunque alle opinioni degli insegnanti e ho lavorato duro. Ho accolto tutto ciò che mi veniva detto e mi sono sempre messa in discussione, quindi non era quello il punto. È che magari mi aspettavo di godermi un po' di più la finale a livello di serenità mentale, ecco tutto qua, perché mi è stato ripetuto praticamente tutta la sera fino al punto della mia uscita ed è stato quello, forse l'unico punto che mi ha un po' demoralizzata. Però assolutamente non credo che, cioè nel senso è andato tutto bene, voglio dire, sì. Quale credi sia l'aspetto della tua musica che ti ha permesso di giungere fino alla finale? Io credo che sia stato l'aspetto emotivo ed emozionale, perché sono sempre stata così, ecco, nonostante gli anni di studi, di canto, ciò che mi sono sempre riconosciuta è stato il fatto di essere una persona molto emotiva nella vita in generale. Mi faccio toccare da qualunque cosa, però soprattutto nel canto, cioè è stato sempre il mio mezzo comunicativo più efficace. Quindi magari se sono arrabbiata te ne rendi conto perché quando canto sono incazzata, quando sono triste te ne accorgi perché quando canto mi vengono le lacrime agli occhi, quando sono felice te ne accorgi perché divento una persona energica sul palco, cerco sempre di donarmi al 100% quando mi esibisco. E spesse volte questo è stato il mio punto debole, quello diciamo che mi ha, diciamo, quello che mi è stato detto e ripetuto più volte, il fatto che delle volte magari eccedessi nell'interpretazione. Però fondamentalmente, e credo sia stato anche il mio punto di forza, perché so che
potrebbe, diciamo, questo mio modo di cantare potrebbe non mettere d'accordo tutti. Non ho mai pensato di mettere d'accordo tutti, assolutamente sarebbe da folli. Credo che ci saranno persone che mi apprezzeranno per questo, altre che magari lo faranno meno, però io quando canto sono felice, quindi credo che questo sia molto importante per un artista, essere felici della propria arte. Sono d'accordo, anche perché comunque c'è una spontaneità di fondo che non è poi così scontata oggi. Sì, io non, in realtà, sai, su questo non ci ho mai riflettuto prima di Amici. Amici ti mette nella condizione di rifletterci, perché vuoi o non vuoi, comunque sei sottoposto alle telecamere, H24, soprattutto parlo della casetta. Quindi arrivi ad un punto in cui la spontaneità è fondamentale essere veri, essere se stessi, come se quelle telecamere non esistessero. Io ho avuto la fortuna di farlo in maniera spontanea, nel senso sono sempre stata me stessa, credo si sia visto, perché mi hanno soprannominato la piagnona, quindi credo si sia visto. E con, diciamo, con il tempo ho maturato che probabilmente si è trattato di una grande fortuna il fatto che io sia riuscita ad essere così spontanea anche e soprattutto ad Amici. Quindi sì, sono contenta, credo, ho capito col tempo che si tratta di una qualità effettivamente, quindi ne sono contenta. Hai scritto sui social: in questa scuola mi sono messa in discussione, in cosa credi di aver esserti posta gli interrogativi? Allora, io non sono mai stata una persona piena di sé, mai. Mi sono sempre sentita un gradino sotto, mai abbastanza, mai all'altezza in ogni ambito della mia vita e anche con il canto. Quindi già sono entrata nella scuola con l'intento di migliorarmi. E a un certo punto mi sono messa in discussione quando appunto mi veniva detto che forse ero troppo. Allora ho cominciato a lavorare con i miei fantastici vocal coach, a cui mando un bacio immenso, e ho cominciato a lavorare con loro proprio sulla sottrazione di questi eccessi, di questi ornamenti vocali, così come venivano definiti. E poi a un certo punto ero troppo poco. Allora ho cominciato ad aggiungere di nuovo, poi all'improvviso ero di nuovo troppo. Lì ho pensato di impazzire. In questi momenti, perché a un certo punto mi sono persa perché non trovavo più Giulia. Quando cantavo finivo magari di esibirmi in alcune canzoni, provavo un senso di insoddisfazione che, nonostante la mia bassa autostima, non mi è mai, cioè solitamente sono molto autocritica, ecco, però provare un senso di insoddisfazione era molto più grave della semplice autocritica. Mi sentivo come se non stessi cantando in alcuni momenti, come se non avessi dato nulla sul palco, non avessi lasciato una parte di me. Ecco, lì ho capito che va benissimo mettersi in discussione sempre, assolutamente sempre, bisogna porsi delle domande, bisogna accettare i consigli, bisogna metterli in pratica, però nel momento in cui si conosce sia un lato della medaglia che l'altro, bisogna lasciare a se stessi la decisione di quale lato seguire. Qual è la caratteristica della tua scrittura di cui oggi sei più fiera? La semplicità e la chiarezza. Mi piace aver trovato questo diciamo questo mezzo comunicativo molto 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 semplice, senza troppi giri di parole, molto diretto. Anche in Nietzsche sono molto molto cruda alle volte in quello che dico. Però effettivamente io l'ho scritta perché ho vissuto quelle sensazioni sulla mia pelle, in quel modo, non in maniera metaforica, parlando dell'anoressia come un qualcosa di trasversale. L'anoressia è stato per me quello. Io ho parlato di quello, ho scritto in quel modo perché volevo che venisse compreso esattamente quello, come anche nelle altre canzoni. Per questo ringrazio tantissimo gli altri collaboratori che mi hanno aiutato a scrivere, Manuel Finotti, Laura Di Lenola e anche Carlo, perché sono stati bravissimi nell'ascoltarmi e nel trascrivere in quel modo così semplice come piace a me quello che ho provato. Quindi per me la chiarezza è la chiave della scrittura.
Come ti spieghi il riscontro così positivo di un brano come Nietzsche, che non è così semplice, non è così immediato, sia nel testo che anche nella produzione? Allora, io sicuramente sono felice di aver portato Nietzsche parlando, ho fatto una rima, sono felice di aver portato Nietzsche anche per l'aspetto musicale. Di questo non ho mai parlato in nessuna intervista, me l'hai fatto notare tu adesso e grazie per avermi passato questo assist, perché praticamente è un brano hip hop un po' old school, se così vogliamo classificarlo. E per me effettivamente è importante anche questo, perché io sono un amante dell'old school nel mondo urban, quindi mi fa piacere anche magari aver portato un po' di luce, nuovamente luce a questo ambito, magari con il pezzo. E poi per quanto riguarda il fatto che è stato compreso, ripeto, secondo me perché l'anoressia e i disturbi alimentari sono un problema diffusissimo, diffusissimo nel mondo, ma soprattutto in Italia. E se ne parla troppo poco, secondo me, c'è troppa poca informazione. E quindi, secondo me, molte persone si sono ritrovate in queste parole, o almeno così mi comunicano sui social. Quindi io scoppio di gioia per questo motivo, per il fatto che finalmente posso aver dato voce a queste persone. Senti, ma qual è quello che più ti sorprende anche del rapporto con i fan? Perché vedo che è molto stretto, anche nelle dirette che fai. Gli scugnizzi, ma guarda, io credo davvero che la chiave sia stato realmente essere sempre me stessa, perché a me non pesa avere questo tipo di rapporto, anzi io mi diverto nelle dirette, cioè poi lasciami dire, sono uscite alcune trashate, ma perché io non riesco, capito, a pormi dei freni inibitori, quindi quello che mi dice la testa lo faccio, e credo che proprio questo sia stato premiato, insomma, il fatto che è come se stessero parlando ad un'amica, ecco, non conoscendomi fisicamente, però ho cercato di instaurare quel tipo di legame, della serie io ci sono e divertiamoci un po' insieme. Perfetto Giulia, io non posso che ringraziarti, complimenti per tutto, buona musica e speriamo anche di vederci presto. Grazie mille Simone, un bacio.